Eccoci. Eccoci, Anna, siamo qui al Riviera International Film Festival, tu sei tra i protagonisti di questa edizione, ma in questa edizione verrà anche presentato un documentario, Inner Wars, di una regista ucraina, Masha Kondalova, e abbiamo visto in questi ultimi mesi con Bad Roads, con Atlantis, tutti quanti film di registi ucraini, come questo cinema sia stato in grado di addirittura anticipare poi quello che tristemente stiamo vedendo in televisione. Tu che rapporto hai con il cinema ucraino? Se hai continuato a seguirlo o se ti stai informando magari su dei nuovi registi emergenti che sono molto attenti a queste tematiche che raccontano anche la guerra? Sai, io sono innanzitutto cittadina del mondo, sono ucraina quanto mi sento italiana, quanto mi sento anche russa. Credo che la cultura ci accomuni tutti, la cultura fa parte dell'essere umano, è quello che ci rende umani, secondo me. Certo, mi informo assolutamente e esorto tutte le persone che fanno parte del nostro mondo, del mondo dell'arte, a scriverla questa storia, a raccontarla questa guerra, a raccontare quanto le persone normali e non quelli che fanno parte dei governi, non vogliono la guerra, quanto sia importante il sentire delle persone. La frase che accompagna questa edizione del Riviera International Film Festival è Find your magic, change the world. Dov'è che tu trovi la tua magia e in che modo, anche in piccolo, cerchi di cambiare il mondo? Sai, io ho sempre cercato di emozionare e di emozionarmi facendo cinema, facendo televisione. È lì la mia magia, mi irradia e mi illumina sentire l'emozione delle persone, sentire quello che hanno nel cuore, poterle trasmettere è qualcosa di davvero magico. Sai, essere attore secondo me vuol dire portare all'interno di se stessi tante vite che sono ancora fra noi, vite che magari non ci sono più, ma raccontare le storie e lasciare qualcosa ai posteri, quindi immedesimarsi, riuscire a trasferire un'emozione è qualcosa che dona magia ed è qualcosa che accende la magia negli altri. Tu sei nata in una famiglia di artisti, tua madre è ballerina, tuo padre è tenore, hai debuttato che avevi solo 4 anni, ma riesci a ricordare qual è il tuo primo ricordo cinematografico? Come sei entrata in questo mondo? Da spettatrice, ovviamente. Da spettatrice? Io da piccola non mangiavo niente. Oggi mangio tantissimo, ma da piccola non mangiavo. Quindi mia madre mi metteva davanti al televisore e mi faceva vedere i film in bianco e nero. Quindi è iniziata da lì. Io mi ricordo che mangiavo qualsiasi cosa, anche il cartoncino, penso, perché appena vedevo le immagini dei film non sentivo più neanche nulla. E tutt'oggi sono così, sono molto riservata, passo le mie giornate libere o comunque le mie serate, invece che uscire e socializzare, spesso le passo a guardare i film. È la mia magia, è la mia vita, mi piace così. Ci sono dei generi che prediligi? Che spettatrice sei? Vai più sul cinema? Ti sei invece anche tu affezionata alla serialità, quindi a un racconto un po' più lungo? Io guardo qualsiasi cosa, perché sono curiosa, perché mi emoziona e perché se le persone l'hanno fatto, l'hanno prodotto, volevano che fosse visto e quindi io guardo. Detto ciò, io sono una persona romantica, mi piacciono le cose legate all'amore, quindi tutti i film d'amore sono i miei preferiti. Ho visto recentemente Supereroi e ho trovato Jasmine Trinca meravigliosa, è un film pazzesco ed è su Amazon, tra l'altro. Che dirti, mi piacciono le storie d'amore. Hai lavorato con tantissimi registi importanti, da Carlo Verdone, hai lavorato insieme a Diego Badantuono, ma anche con Rob Marshall, quindi insomma hai avuto la possibilità di confrontarti con metodi e stili diversi. Hai mai pensato magari di affrontare anche tu una regia? Certo, ci penso tutti i giorni da quando faccio l'attrice. Ancora non credo di essere arrivata al momento, anche se nei miei pensieri e nel mio cuore c'è già da tantissimo. Presto esordirò con una regia, anche perché, come dico spesso, purtroppo con l'avvento di questa guerra in Ucraina c'è bisogno di raccontarla, c'è bisogno di raccontare quello che sente e quello che vuole dire la gente.
la gente che la sta soffrendo, la gente che sta scappando, la gente che sta vivendo tutt'oggi sotto i bombardamenti la propria quotidianità. Quindi sono certa di presentare presto il mio lavoro e sono anche certa che questo potrà in qualche modo, questa testimonianza mia potrà in qualche modo unirsi al coro di tutto quanto il mondo degli artisti che non vuole questa guerra. Ti faccio un'ultima domanda. Noi a Outcore ne chiediamo sempre ai nostri ospiti, alle persone che intervistiamo, di consigliarci un film che possa essere un cult, un film che conosci solo tu, un film del passato o appena passato in sala, insomma un consiglio di visione. Guarda, te l'ho appena nominato, io l'ho visto recentemente, Supereroi. L'ho trovato meraviglioso, toccante, con un'interpretazione della Trinca davvero magistrale. Lo consiglio, l'ho amato, lo consiglio. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie. Grazie a te.